Ragazzi, siamo qui sulla l'ultima proprio puntata, l'ultimo capitolo di Human Forfeit. Ragazzi, mi raccomando, vedete oggi questo ultimo livello che abbiamo fatto con il signor Ventest, ci siamo proprio riusciti, anzi è stato uno dei migliori, anche se ci siamo persi proprio in poche stronzate apocalittiche, ci siamo messo un pochettino, proprio mezz'ora a sistema tutto, però alla fine ci abbiamo fatta. Perciò ragazzi, guardate questo, dedicatevi a questo ultimo capitolo di questa serie, veramente, che ci ha fatto veramente tantissimo sbellicare le risate. E poi alla fine dirò anche una piccola cosa molto importante riguardante sia la serie che il canale. Perciò lasciate a voi. Ed eccoci qui, cuffetti, siamo prontissimi. Anche pronti a giocare sull'ultimo, ragazzi. Questo è l'ultimissimo, come ho detto già all'inizio della presentazione. Allora, è l'ultimo capitolo di Etamashi. Ok, basta. Cominciamo bene già all'inizio del gioco. Allora, raga, questo è l'ultimo, stavo dicendo, capitolo, provvisoriamente, diciamo, tra virgolette, provvisoriamente. Sven, mi devi mollare la schiena, che se no ti chiamo il Mac e faccio la ulti. Oh, Lauro! No, ti porto io, in braccio, ti porto. Allora, vediamo che fine facciamo, aspetta. Sven, no, dobbiamo andare, no, fermati, guarda, bisogna andare da quella parte, se no voglio fare un salto dal palo, fino a là. Perché se no qua cadiamo, no? Ci penso io. Aspetta, Comunque, ragazzi, stavo dicendo, nel frattempo che Sven sta cercando di fare non so che cosa, che questo è l'ultimo capitolo di come campagna principale di Human Forfeit. E poi, ovviamente, più avanti, in futuro, se tutto andrà bene, stiamo pensando con Sven di portare i contenuti delle persone, insomma, che cazzo sta facendo? Oddio, aspetta che... Sai che devo fare? No, sì, vorrei, sono un idiota con la patente. Ritornala sull'angolino, piano, Tu non staccarti, Sven, bravo. Aspetta, non staccarti, aspetta, continua, non staccarti, stati lì. No, devi stare lì. Aspetta, Sven, così mi hai incastrata. Aspetta, ci provo, Ok, ce l'ho fatta, non ti muovere, tu non ti muovere da là. Ti dico io che devi muovere. Sì, però, cazzo, sollevati, porca di quella puttana. Allora, piano. Oh, mamma mia. Oh, opla. Sì, e che cazzo devo fare? Ah! No! Aspetta! No! Ho fatto una cazzata, Sven! Ah! Non ti muovere tu, Tu non sai fare un minimo movimento. Io sto cercando di fare... Guarda qua, ora. Raga! Sto cercando di fare una cosa impossibile con questo personaggio. Guarda... Cosa ho fatto? Mamma mia! Raga, cosa cazzo ho appena fatto? Porca puttana! Ma porco buco! Ok, ci sono. Sono ferma, via! Ok, lanciati, Sven, dai! Vieni qua! Prima parte fatta, ragazzi! Allora, vedete che cazzo si deve fare qua? Allora, vediamo, c'è un tubo molto tuboso. Un tubo tuboso, cioè, che non si sa che cosa serve, perché comunque sia, essendo con un tubo. Allora, là cade un bidone dell'immondizia. Fendi, non mi toccare la faccia, vieni qua. Oh! Mannaggia! Ecco, oh! No! Chokeslam! No! Ok. No! Ok, posso. Okay. Aia, che testa di imbocci. Ma che sta facendo qua? Fammi capire. Cioè, se io facessi così. Aspetta. No! Non penso che si faccia così, sai? Questa è una sensazione. Mi sa che non si faccia così. Svegli, ti tirerai dal mio culo. Allora. Vediamo qua. A catapulta, io faccio contrappeso con questo e lo faccio cadere dall'altra parte, perché comunque c'è... Basta che qualcuno... Tu mettiti qua, sui piedi, guarda. Ti faccio contrappeso con questo e lo butto qua. Se riesco, certo, ovviamente. Se non riesco, è un po' complicata. Tu okay. sulla punta, di essere fermo sulla punta, se non mi cado, io qua. A cazzo, ok, piano. Ci posso riuscire... No, tu sulla punta devi stare. Oh, ma porca puttana, è impossibile sta cosa. Forse ho capito. Aspetta. Svenne! Eh. Oh mio Dio, Svenne! Vieni qua e tira. Fai qualcosa, tirami a me dalle mutande. Svenne!
aspetta, non muoverti. Cosa vuoi fare? Ce la fai? No, vabbè, aspetta. Fede, devi tornare in sto gol, aiuto! Ho capito. Aspetta. Prova a fare forza su di me. Non riusciamo a fare un cazzo, ragazzi. L'hai fatto? No. Aiuto! Non ti muovere! Aspetta! Voglio fare una cosa! Aspetta, non mollare mai nella vita. Aspetta, Va alla presa! Due deficienti. Due deficienti. Oh! Che sembriamo l'uomo ragno quando salvava i treni in una volta. Aspetta. Ciao, Sven. No! Aia, Sven, vabbè. Abbiamo appena incassato il coso. Abbiamo appena incassato il bidone. Non ci credo. Abbiamo appena incassato il bidone. Ciccio. Vieni qua. Io sto zitto. Questa cosa si poteva spostare. Vado da fanculo, voi che l'avete, quando avete inventato sto gioco, guardate. E poi noi facciamo così. Uno. Due. Anni dopo. Ma ce l'abbiamo fatta! E via! Annaia la puttana. L'ho preso? Sì, l'ho preso, mollalo. Bravo, Sven, hai visto che stiamo... Minchia, raga, 20 anni per arrivare fin qua, ve lo giuro, su Dio. Allora, facciamo una cosa. Guarda così, ecco, infatti. Tutto dentro, tutto infilato dentro. Mi sembra una cosa brutta, sembra, vabbè. Allora, porca puttana. Te ficchi, bene. Poi così, e così dovrebbe essere a posto, diciamo. Sven, gira la leva e dimmi se sta la volta. Sta aperta la porta? Sì. Ok, non ti muoverà lì, fermati. Checkpoint. Allora, com'è la situazione qui sotto? E chi è questo manicomio? Che bisogna fare? E bisogna andare lassù, però non ho capito come cavolo si chiama. Come cazzo si fa, insomma. Sto là, devi attaccarti, sei pronto? Fatto. Bene. Speriamo che funzioni, perché se no non ho altre idee. Vai, vai e vaffanculo, vai. Sì, vabbè, opera in bocca. Aspetta un attimo, bene che si è storpiato tutto. Un attimo. Provo io, fermati, no, tu non ti muovere. Prende. Tienilo fermo. Riesci a tenerlo fermo? No! Ecco, appunto, abbiamo sbagliato tutte cose. Non ci facciamo domande. Prendiamo sto cazzo di tubo e merda. Tanto basta che uno fa il checkpoint, sai come funziona, no? Perfetto, ti puoi tare la vesci. Oddio, che è sto bordello, guarda me. Che sono sti pali qui? Perché ci sono dei legnetti? Ok? Tu tienimi, non spostare niente. Tienimi. Ok, aspetta che devo staccare sti pali. Allora, uno. E vaffanculo. Due. E vaffanculo. Ok. E ora l'ultimo. Fammi. Spero che piglia fuoco, se no gli do fuoco io. Ok, ha preso fuoco. C'ho un bengala in mano! Allora, tienimi. Allora, gli do fuoco. A questi così qua. Ok, basta soltanto uno, Sven. Sì. Ah, sì. Abbiamo alimentato tutto, Sven. Adesso si andare soltanto. Tieni fermo, che vado dall'altra parte. Penso che basti uno, lo controlliamo. Dovrebbe in teoria fare così. Esattamente.
Vuoi buttarti? Minchia, sarà, ci abbiamo fatta. Sembrava più complicata del solito, però. Oddio, c'è un altro coso che si deve bloccare. Ma ho caduto giù. Io sto coso. Facciamo un ponticino, eh? Vai. Sì, e come si fa qua? E poi serve che questo coso cada. Svenne, tienilo fermo, tieni fermo la cosa. Bravissimo, Svenne, così si fa. Oddio. Dammi una mano a spostare questo coso e metterlo qua perché devo salire in qualche modo. Maronna mia. Allora, così, così, dritto, Svenne. Deve stare dritto, no? Deve metterlo dritto. Così, vedi, come se scivolasse. Ci sono anche i segni delle cose gialle qua. Ora, il mio problema è come salire la staffetta che ci provo. Si può salire, sì, dai, si può salire. Aspetta. Mantengo. Il mantello svenne come Batman. Ok, puoi lanciarti dappertutto. Chi è sto casino e merda? Caccia le catene! Svenne, tu provi a vedere se riesci a aprire le catene. Io devo prendere. Oddio, ma siete pazzi? Perché se no io mi suicido subitissimo. Non è, sono tutto stante proprio. Come cazzo. Ah! Ho fatto danni. Perché su questo coso ho fatto di plastica, per fortuna. Guarda qua. Voglio come rompo tutto! Ok. Maia. Problema che però sta cazzo di catena. Vediamo, se vediamo se la catena è fatta di plastica, pure questa. No, niente, non si può fare. Però vediamo se si può saltare da quest'altra parte. Tu stai fermo qua perché magari ti posso aprire la porta. È meglio che fa soltanto uno le cose. Aspetta un attimo, sto controllando la situazione. Ti posso Ah, puoi c'è ripassare le una scala, porte. c'è una scala, c'è una scala che non so se si può usare come scala perché non viene. Ah no, è una scala finta. Ops, si è rotta la scala. Proviamo se posso fare pressione e rompere il cancello. Vabbè, mi sto coso di etage. Giù per. Venner! Surprise, Aggiù. motherfucker! Bene. Stacca sto coso, caccialo. Catroia di Eva. 20 anni, 20 anni, 20 anni. Allora. Oh, Gesù bambino, che non abbiamo ancora finito. Andiamo via, Santa Maria. Oh, Madonna mia. No, ciao, vaffanculo. Aia, 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 aia,
bidoni dell'immondizia è il tubo. C'è tutto sto bordello che ora praticamente non esce più. Bene. Cosa cazzo si deve fare? Speriamo che sia così come dico io, perché se no non so come cazzo fare. Bene. Servirà qualcosa a sto tubo di merda? Lo scopriremo tra poco. Allora, il problema è che io non so come fare. Toh, smetti, te lo passo. E te lo passo che perda, passo. Come ho fatto? Spostati, Sven. Non so neanche io come sto facendo per fare questa cosa. Salta. Bene. Penso che va di qua. Per ora, perlomeno. Poi cosa serve dopo. Allora, questi li mettiamo qua come scaletta, guarda. Non so se ho fatto giusto, ma onestamente mi basta manco poco, cazzo. Guarda per quanto! Guarda cosa ho fatto, Sven! Allora, uno, due, tre, ebbene via. Qua sopra c'è. Oddio, che c'è qua sopra? E che faccio per noi? Ah certo, per salire qua sopra solo che non è attiva perché ci manca il vapore, giustamente, mannaggia alle quattro campagne giudiziarie, giustamente non ci sta il vapore.
che arriva qua sopra. Porco. Allora, Sven, per favore, sostituisci il tubo. Metti, caccia quello là che esce il vapore. Bravo, staccalo e metti quell'altro singolo. Ce la fai? Fatto? No. Ok, metti quello là singolo ora. Ti ricordo che la parte maschile va su quella femminile. Vabbè, come lo sai. Che stai facendo? Così bisogna fare. Sì, ma mettilo per bene, non lo stai mettendo. Ti conviene metterti centrale a te, se no non riesci a metterlo. Vai, vai, spingi. Ma che cazzo fai? Oh, finalmente, bravo, bene. Boom! Ale, ale, le blu, ale, ale, le blu, ti puoi ittare, ti puoi ittare, ti puoi ittare, ti puoi ittare, oh, Maronna, chi è tu, casino? Ah, porca di quella puttana, Svenne, servirà uno di questi cosi, eh? Dio mio, Svenne, dai che ti faccio la cosa, che non ce la fanno. Che cazzo, non so a che serve sta cosa, ma almeno se ti puoi lanciare veramente da sopra, ma io questo qua serve. Quello che uno non ha senso se fa sta cosa così. Comunque, vabbè. Ehi, Swin. Bene, qua abbiamo un altro bordellino. Oh, maronna mia. Vediamo come sono messi sti fitti tubi. Potrebbe servire quell'altro tubo che c'è là sopra, ti ricordi quello là che dovevamo staccare? Quello all'inizio mi sembra, che serve, sai che serve quello, Sven? Beh, ho Ricordami. capito. È facile, oddio, facile non lo so, non sono Facile mai. Non è una parola. l'ho ancora sperimentato se è facile o no, però. Aspetta, eh. Così, Sven, guarda, come ho fatto Ok, io. ci sono delle cose blu sopra L'ho cosa. prese, l'ho prese. Sven, l'ho prese. Ma è il Colosseo questo! Bene, scendo subito, guarda! Ah, boom! Ah, Arcate, vai! ecco, perché servivano una cosa di 4. Prego! Allora, la mia domanda è che cazzo succede? Che risolve? Dio sveglia, guarda, 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 guarda! Guarda, guarda, guarda! Abbiamo dato a potato, c'è l'uscita, Sven! Lanciati! Signore Gesù, bambè! Oddio, posso? Oddio, oddio! No, non me ne voglio andare dalla G! La G di Giuseppe! Mi attacco là? No! Mi attacco alla E! No, la S no di Sway. Ci vuole quella di Z, non c'è. Non c'è la Z, ragazzi, se no si zigzagano Si è nuovo. aggrappato là. Non c'è la Z, vero? No. Vabbè, ragazzi, eccoci qua con Human for Piedi. Ragazzi, abbiamo finito la campagna ufficiale, ovvero tutti i livelli più passati del mondo. E poi alla fine, ci pensi, soltanto in uno abbiamo avuto un'estrema difficoltà incredibile. Perché comunque sì, c'erano anche gli altri ragazzi, i livelli erano semplici da fare. Però ragazzi, questi sono la campagna principale. Poi questo è un gioco, raga, che voi sul workshop di Steam potete trovare praticamente altri livelli che fanno altre persone. Giusto, Sventest? Esatto. E voi potete scaricare praticamente dei livelli da mettere nel gioco e fare. Però ragazzi, per il momento la serie di Human Fall Flat si interromperà qui come campagna. C'ho la B che mi si è incastrato Ho nel preso la culo. S, ho preso la S, Mi sono sì! incastrato il piede sull'A, ragazzi, lascia perdere, Ho preso la S di Swain, vabbè. Mi muovo, ok. guarda, Svenne, guarda, mi si è incastrato il piede, guarda. Ma che cazzo? Ah, porca puttana. Comunque, ragazzi, stavo dicendo che questa è la fine di Human Fall Flat come campagna principale dei giochi, delle mappe del gioco originali. Più avanti, ragazzi, se avremo Ragazzi, se avremo la possibilità di riportarvi come nel canale altri episodi di Human Fall Flat, della workshop, della community di Human Fall Flat, lo faremo. Ma per il momento, come sapete, abbiamo un sacco di. C'è Svenne che mi si è attaccata ai capelli, va bene?
Per il momento, come sapete, abbiamo un tantissimo. Perfetto. Che cazzo. Per il momento, ragazzi, come sapete, abbiamo tantissime altre serie da portare, appunto, di Human Forfeit. Cioè, rispetto a Human Forfeit, ovviamente. Quindi, raga, lascio le parole a Svelis. Ok, ragazzi, spero che la serie vi sia piaciuta. È stata davvero molto divertente e anche molto, molto, molto dura. E veramente, ragazzi, veramente il cervello veramente ci chiedeva pietà a certe volte. Ma vabbè, dettagli. Ma comunque, vabbè, dai, l'importante è che comunque ci siamo divertiti davvero tanti, davvero tanto. Comunque, ragazzi, spero, ripeto, che la serie vi sia piaciuta. Se è così, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale per non perdervi altri contenuti, attivate la campanella così che verrete sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. In descrizione, come sempre, trovate tutti i contatti per contattare Zigzag99, anche il link della pagina Facebook. Mi raccomando, mettete mi piace lì, che è davvero molto 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 importante, e anche il link per le donazioni per chi vuole farci una piccola donazione. Io sono Intezio, come sempre vi mando un forte abbraccio e mando la parola finale a questo scostumato di Zigzag. Adesso mi attacco alla... Mamma mia, il numero! Siamo entrati dentro al cerchio della P. Ragazzi, se essere tutto quello che devo dire con voi, ragazzi, non preoccupate, comunque porteremo già un'altra serie, già sono previste, già tranquillamente non rimarrete senza appunto fare niente, senza giocare o senza fare un cazzo. Perciò, ragazzi, senza giochi non rimaniamo, ci vedremo alla prossima puntata di una nuova serie che inizieremo ovviamente al posto di Human Forfeit. Perciò, ragazzi, grazie per iscrivervi, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, confetti.